Simonetta e Antonio, proprio su quello che è già stato fatto in regione, visto che entrambi appunto, come sapete, sono già in questo mandato consigliere e assessore alla regione, vicepresidente comunque, e quindi diciamo possiamo anche sfruttare questo loro già impegno di 5 anni per farci raccontare anche che cosa già è stato fatto, che spesso e volentieri è molto difficile comunicarlo, riuscire a farlo sapere eccetera, e quindi poi chiederemo anche un vostro aiuto magari in questi ultimi giorni di campagna elettorale anche a fare un po' più di chiarezza e di comunicazione su quello che già è stato fatto. Quindi questa prima parte appunto su cosa c'è, cosa manca, su legalità, antimafia, anticorruzione, vi facciamo presentare così che ci raccontino appunto chi sono e perché si ricandidano, visto che hanno già fatto un'esperienza, e poi dopo l'idea era quella di dividersi in gruppi per raccogliere quelle che possono essere delle buone pratiche che avete conosciuto, che sapete che esistano, sempre sul discorso legalità, antimafia, anticorruzione, non per forza fatte dalla nostra regione, stare appunto un quarto d'ora, 20 minuti divisi per gruppi così che si riesca a discutere un po' meglio, poi tornare tutti in plenaria e confrontarci appunto con i nostri ospiti su le buone pratiche che sono emerse o sul come si possono risolvere determinati problemi, appunto farvi intervenire su questo e poi lasciare spazio al dibattito, alle domande, appunto per se avete domande sul discorso delle nuove elezioni. Quindi partiamo con Antonio Mummolo, consigliere regionale, appunto che si ricandida con una, possiamo chiamarlo uno slogan, un hashtag che è la regione aperta. Che cosa significa e soprattutto che cosa appunto proponi per questa nuova mandata elettorale? Grazie. La regione aperta per me significa costruire una regione trasparente, una regione dove si possa sapere sempre di più che cosa fa la pubblica amministrazione, che cosa fanno i consiglieri regionali, che cosa fanno gli assessori. Una regione aperta è una regione inclusiva, una regione in cui non si lascia indietro nessuno e che quindi si deve occupare delle persone più deboli, dei soggetti più deboli, perché dobbiamo andare avanti, senz'altro, dobbiamo crescere, ma dobbiamo crescere tutti quanti insieme. Io sono il relatore della legge per il contrasto alle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna, legge 3 del 2011, una legge che abbiamo costruito insieme con la Simonetta Saliera. Lei si è occupata per la giunta e mi sono occupato per il consiglio, ma abbiamo lavorato insieme dall'inizio alla fine per far approvare questa legge, che tra l'altro è stata approvata in tempi brevissimi, in 8 mesi. Una legge che noi abbiamo pensato di costruire innanzitutto con l'ascolto. Tra l'altro stavo dicendo prima che ormai con Simonetta abbiamo fatto coppia fissa in regione, perché insieme abbiamo fatto altre cose e una delle cose più importanti è la legge, la prima grande legge di fusione in Emilia Romagna, legge di fusione per i comuni della Valsamoggia, che su questo abbiamo lavorato insieme. Tra l'altro io Simonetta l'ho imparato a conoscere in questo periodo lavorando, perché insomma è una persona che non ha orari, per fortuna, quando si lavora, e quindi abbiamo lavorato molto 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 bene insieme, molto velocemente. Però, chiusa questa parentesi, dicevo, questa legge è una legge che noi abbiamo costruito innanzitutto con l'ascolto. Cioè abbiamo pensato che per scrivere una legge, innanzitutto di questo genere non c'era in Emilia Romagna una legge così, innanzitutto bisognava studiare, e abbiamo studiato tutte le buone prassi che ci sono in Italia, le altre leggi regionali che c'erano in Italia, le buone prassi del Piemonte, le buone prassi che servono a liberare il bene della Puglia, per esempio. Dopodiché abbiamo pensato di ascoltare, quindi una legge che non costruita a tavolino con dei tecnici, ma costruita sull'ascolto dei soggetti che da sempre, da tanto tempo si occupano di questo tema. E abbiamo ascoltato tutti i soggetti che possono essere comunque coinvolti sul tema delle infiltrazioni mafiose, e quindi non soltanto le associazioni come Libero, in cui abbiamo lavorato moltissimo prima e dopo insomma la legge, ma anche altri soggetti. Abbiamo pensato ad ascoltare le banche, per esempio l'ABI, abbiamo ascoltato le scuole, il provveditorato agli studi, abbiamo ascoltato i professionisti, abbiamo ascoltato l'avviso pubblico, abbiamo ascoltato i sindacati delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, la prefettura, la magistratura. E abbiamo costruito questa legge che è arrivata in commissione composta da 15 articoli. Dopodiché
insieme abbiamo pensato che quello era un collage, cioè una cosa che noi avevamo fatto ascoltando tutti, che però poteva ancora essere migliorata. E come migliorarla? Semplicemente riascoltando un'altra volta in audizione pubblica tutti i soggetti che erano stati consultati singolarmente, perché magari quel collage poteva andare bene ma poteva anche essere migliorato, no? E quindi in audizione pubblica abbiamo richiamato tutti, facendo però una cosa, mandandogli il testo di legge 15 giorni prima, in modo che potessero studiarlo, verificare se c'era qualcosa che mancava, se c'era qualcosa che si poteva migliorare e dircelo. Abbiamo fatto questa audizione pubblica, abbiamo ascoltato tutti, sono arrivate proposte di emendamento, un po' come i vostri post-it questa sera, spero benevoli, speriamo, proposte di emendamento, e noi abbiamo migliorato questa legge. La legge è diventata di 18 articoli. L'abbiamo portata in aula, l'abbiamo presentata insieme, io e Simonetta, e tra l'altro abbiamo fatto uno sforzo, possiamo dirlo anche, perché noi, la nostra idea è che quando si parla di legalità non ci sono questioni politiche, come dire, di schieramenti politici, perché una legge come questa, noi ci siamo sforzati davvero, ascoltando tutte le parti politiche in Consiglio regionale, abbiamo cercato di fare in modo che fosse una legge approvata all'unanimità, perché sarebbe stato un bellissimo segnale della nostra regione, cioè su questo tema non ci sono distinzioni, è un tema che riguarda tutti. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, nel senso che non siamo riusciti a ottenere l'unanimità, semplicemente perché la Lega Nord ha deciso di non votare la legge. Io, guardate, lo dico tutte le volte, facciamo un incontro, perché poi quando vi trovate ai banchetti, al bar, a discutere di politica, cioè sappiate e dite che l'unico partito del nostro consiglio regionale che non ha votato la legge per il contrasto alle infiltrazioni mafiose è stata la Lega Nord. Dopodiché la legge è stata approvata e qualche tempo fa abbiamo ottenuto anche questo bellissimo applauso dall'ONU. L'Organizzazione Nazioni Unite ha un ufficio che si occupa di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Questo ufficio esamina le varie leggi regionali che si occupano di questo tema. Credo che la nostra sia stata l'unica legge in tutta Italia, l'unica legge regionale in tutta Italia che abbia ottenuto un plauso, nel senso che è stata definita una buona prassi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose. E l'ultimissima cosa che vorrei dire, che noi però abbiamo pensato, io e Simonetto, un'altra cosa, noi abbiamo cercato di costruire la legge con le migliori intenzioni, mi sa che è venuta anche benino, poi magari Simonetta vi dirà dei grandi risultati ottenuti dopo l'approvazione, però abbiamo pensato che tutto è migliorabile, che nessuno di noi ha la verità in tasca, che tutto può essere modificato se non raggiunge lo scopo che ci si è prefissati, e abbiamo inserito in questa legge una clausola che si chiama clausola valutativa. Che cos'è la clausola valutativa? È una norma che consente la valutazione della legge. Cioè, quella norma prevede che ogni due anni la giunta regionale deve in consiglio regionale illustrare quali sono gli obiettivi raggiunti, come sono stati spesi i soldi stanziati, quante iniziative sono state fatte, se davvero abbiamo creato cultura della legalità raggiungendo tanti studenti, tante persone, se davvero abbiamo realizzato dei corsi, se davvero siamo riusciti rispetto ai beni confiscati in qualche maniera ad aiutare i sindaci dei comuni o le associazioni a fare in modo che quei beni siano più velocemente restituiti dalla collettività. E questa cosa, guardate, è molto importante, perché consente, nel momento in cui ci sono dei problemi, nel momento in cui l'obiettivo si raggiunge, di modificare la legge. Se non ci fosse una causa valutativa, queste valutazioni non si farebbero, o comunque si farebbero in tempi molto molto diversi. Pensate solamente se ogni legge dello Stato italiano avesse una clausola valutativa, forse le cose andrebbero un po' diversamente, se ogni legge fosse sottoposta a valutazione. E l'ultimissima cosa davvero che dico è l'impegno per la prossima legislatura. Io sono stato ricandidato alla direzione del partito, ho una serie di proposte che trovate poi nel DEPIAN che è lì, però siccome parliamo di questo tema, una delle mie proposte è continuare il lavoro che abbiamo iniziato, perché guardate, noi abbiamo fatto tre leggi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose, questa che possiamo definire anche una legge quadro di carattere generale, poi abbiamo approvato una legge che si occupa del contrasto alle mafie nel campo dell'edilizia pubblica e privata, poi abbiamo approvato una legge che si occupa dello stesso tema nel campo del trasporto e del facchinaggio. Manca un settore importantissimo, come un tavolo a tre gambe, manca la quarta gamba. La quarta gamba è tutto il settore dei servizi, i bar, i ristoranti, gli alberghi,
gli appalti per le pulizie, gli appalti per le guarderie, il settore del terziario, e guardate che è una cosa difficilissima, intanto perché abbiamo poche competenze come regione e poi perché nessuno l'ha ancora fatto, perché noi avevamo già iniziato uno studio su questo tema, coinvolgendo Libera ed altre associazioni, poi purtroppo si è interrotta la legislatura, ma non c'è una legge che si occupi di questo settore in specifico, una legge regionale in tutta Italia, quindi dovremmo essere i precursori. Speriamo di poter lavorare insieme con Simonetta anche questa volta, dovremmo essere i precursori anche su questo tema. Io mi fermo qui, vi ringrazio e passo la parola a Simonetta Saliera. Grazie. Antonio vi ha illustrato molto bene anche l'esperienza unica di questa legge, dico unica rispetto alla vita di tante altre leggi, cioè dopo neanche otto mesi dall'inizio della legislatura ci siamo intesi così bene che siamo riusciti a portarla in porto, ma con una sintonia fra assemblea legislativa e giunta che direi ripetuta solo per la valza Moggia, poi, perché normalmente arrivare alla elaborazione e all'approvazione di una legge è sempre molto più faticoso. Invece è stato entusiasmante, perché intanto ci siamo circondati e tante persone hanno chiesto di collaborare e ci siamo circondati di associazioni, di una vivacità e di una concretezza che poche altre volte mi sono trovata. E la sintonia ha fatto sì che questa legge fin dal giorno dopo l'approvazione fosse già attiva, che producesse già azioni. Perché avendola portata avanti insieme ed essendo assessore al bilancio, prima dell'approvazione, nell'elaborazione del bilancio dell'anno successivo, avevamo pensato, cosa che abbiamo fatto, di prevedere già nella legge di bilancio 1 milione di euro per l'attivazione stessa della legge. Quindi il giorno dopo l'approvazione, in pratica pochi veramente giorni dopo, eravamo già pronti anche con l'idea di quale bando, quale azioni, quindi già nell'anno ha prodotto e così negli anni successivi. Sono stati investiti 3 milioni di euro e 80 progetti sono stati finanziati, 80 progetti attraverso accordi, intese fra la regione e in particolare gli enti pubblici. Enti pubblici quali? Comuni, istituti scolastici, università in particolare, e 15 progetti invece direttamente con le associazioni. Sono aspetti che hanno coinvolto annualmente, in particolare sulle scuole, oltre 20.000 ragazzi, perché hanno coinvolto, hanno saputo coinvolgere, e una premialità per avere anche le risorse era proprio attraverso quanto i comuni riuscivano a coinvolgere associazioni, mondo della scuola, mondo del commercio, a seconda della finalità, però altri mondi. E quindi nelle scuole in particolare i ragazzi hanno potuto, delle scuole medie inferiori e superiori, avere un'informazione più netta, più precisa, capire meglio cosa vuol dire infiltrazione mafiosa, cosa vuol dire al sud e cosa vuol dire qui da noi, che ha aspetti anche diversi, meno visibili, e invece anche formazione per operatori diretti come del commercio o anche in particolare anche dei dipendenti dell'ente pubblico, in particolare dei comuni, per far capire anche a loro come
anche dietro a una presentazione di una semplice pratica autorizzativa, certe volte bisogna capire e riuscire a vedere oltre, non fermarsi a un semplice atto burocratico, ma soprattutto nei paesi dove i vigili della polizia municipale sanno molto, riuscire a mettere insieme le diverse informazioni e fare rete con le informazioni anche fra i diversi settori di uno stesso comune, far capire un mondo che se lo si tiene invece separato non lo si individua, e tanto più attraverso la stessa legge che prevede osservatori, come è stato poi insediato l'osservatorio regionale, mettere in rete le informazioni variegate di diversi enti. L'università ha fatto un lavoro meraviglioso, sempre di più ci sono dipartimenti che hanno partecipato con ricerche, con analisi, in particolare sui beni confiscati, ma non solo, sulle buone pratiche. E allora un po' alla volta si è visto in questi pochissimi anni che ciò che era, cioè che era un patrimonio che già esisteva nella nostra comunità, cioè un'azione diretta verso la prevenzione, però ha assunto una forma diversa, nel senso che è diventato una collaborazione più forte, più stretta attraverso la legge regionale, perché mettere in rete, dare visibilità, far conoscere ciò che fa una realtà e un'altra, con metterle in connessione e metterle in sinergia, ha voluto dire che ha preso piede in modo molto forte una cultura di legalità, di diritto alla cittadinanza da un lato, ma anche di repulsione rispetto al pensiero mafioso. Sono sufficientemente soddisfatta rispetto ad altre leggi, perché voglio stare bassa. Siamo riusciti anche ad attivare il recupero di beni confiscati, perché ci pareva, anche ne abbiamo parlato tante volte e si è deciso insieme, che dare una svolta al recupero e all'attivazione, all'utilizzo del bene confiscato, fosse un segnale forte per la nostra comunità, ma soprattutto per i mafiosi. Cioè che qui il patrimonio, una volta confiscato, viene utilizzato e reso disponibile per l'intera comunità. Quindi in poco tempo siamo riusciti a finanziare, perché molte volte il bene, quando viene confiscato, non è immediatamente utilizzabile, né da un'associazione né da un comune, perché ha bisogno di essere messo a norma, di essere ristrutturato per la finalità a cui si vuole dare. E quindi siamo riusciti invece che 10 beni confiscati sono già patrimonio della comunità, e quindi dall'alloggio per donne che hanno subito violenza, cioè che poi è un altro centro antiviolenza, centri per la di educazione ambientale, centri di educazione culturale, la villa Berceto sequestrata, che è un piccolo paese di montagna, una villa con una piscina interna, è diventata la biblioteca e la possibilità per quel paese di avere una piscina per fare ginnastica per gli anziani. Cioè, quindi patrimoni che un po' alla volta la comunità, noi tutti, sentiamo come nostri e non più loro, e c'è una bella differenza su questo. E far conoscere ai ragazzi anche quel grandissimo patrimonio di educativo, culturale ed economico che Libera ha attivato al Sud. Abbiamo finanziato
aiutato anche Libera stesso, ma tante altre associazioni, a far conoscere i ragazzi con la partecipazione ai campi direttamente nelle aziende da vicino cosa vuol dire il recupero di terre sequestrate e confiscate. Beh, in questi anni Libera da una parte, Avviso Pubblico come rete fra gli enti locali, le università, noi in questa regione che abbiamo cercato di fare la nostra parte, credo che di strada se ne sia fatta. Antonio ed io vorremmo riuscire a continuare perché non Antonio vi ha detto sui servizi, abbiamo bisogno di normare. Io aggiungo anche questo, sulla legge, diciamo quadro, molto è stato fatto, sulle leggi che abbiamo approvato, sia sull'edilizia, cantieri, sia sulla parte del facchinaggio molto recentemente, abbiamo bisogno di strutturare l'efficacia di queste due leggi, cioè come attivare un sistema fortemente informatizzato che le notizie, le informazioni girino veramente in tempo reale per il controllo e quindi ancora di più una collaborazione ancora più intensa, l'abbiamo con la prefettura e con la DIA, ma dal Consiglio c'è bisogno, soprattutto per queste due e per riuscire a far la terza, di una tenacia e di grande convinzione. Noi pensiamo di averla. Tutto qui. Grazie. Allora, chiedo a Gaspari di darmi una mano, quindi leggiamo quello che abbiamo raccolto. Come avete capito, appunto, chiaramente la legge tratta sia di contrasto, diciamo, alle infiltrazioni mafiose, sia di percorsi di legalità o di azioni che si possono fare, molto concrete. Leggiamo uno per uno, no? Diventa molto monotono. Allora, guardiamo che cosa c'è, voi potete, non so se volete prendere appunti o... Proviamo, No, posso anche quello di legarvi. Allora, che cosa c'è? C'è cultura della legalità, una buona legge regionale, un volontariato mirato, tante altre cose, il post-it è troppo piccolo, quindi c'è già molto. Poi abbiamo il legame tra associazioni ed istituzioni a livello regionale. Ci sono tante iniziative, ma sconosciute di più. Ecco, quindi questo andava, lo mettiamo a metà. E poi c'è la blacklist LLPP. C'è una legge 3 del 2011. C'è dell'impegno. C'è anche una whitelist. La whitelist e controlli preventivi. Li mettiamo assieme. C'è una legge regionale sempre con buone pratiche per la lotta alla criminalità organizzata. Ottimo, ma siamo informatissimi, ragazzi. Poi iniziative per ragazzi delle scuole superiori. Sono vicini alla legge, magari li possiamo mettere. Esistono associazioni locali che collaborano con i giovani e con le scuole. Poi c'è una legge di controllo contro le infiltrazioni mafiosi sufficiente per iniziare a difendersi, quindi la mettiamo sulla legge. Esistono delle associazioni composte da giovani che stanno promuovendo e lavorando per sensibilizzare e informare, quindi forse aiutano qua agli sconosciuti che non sanno appunto che cosa c'è. Lotta antimafia, piano di beni confiscati alla mafia, però questo è un po' generica, ve lo dico. Legge contro le infiltrazioni mafiose qua e soprattutto c'è Antonio Mumolo. Questo è il cartellino. Lo mettiamo vicino alla legge, visto che ci hanno detto che appunto è solo grazie alla loro collaborazione appunto che è riuscito questo, vi invitiamo appunto a scrivere Saviera Mumolo sulla scheda, dopo vi daremo anche le indicazioni di voto. Ora che cosa manca? Chiaramente manca di diffondere nelle scuole primarie la cultura della legalità, manca nella legge regionale un riferimento al terziario, mancano
capillarità di informazioni nei comuni della provincia e tante altre cose, il Post-it è sempre troppo piccolo. Abbiamo delle persone molto molto informate. Un assessorato ad hoc e da istituire obbligatoriamente in ogni comune, tra l'altro. Questa no. Solo che adesso abbiamo meno assessori, bisogna andare a fare una delega in più a qualche assessore. Una soluzione manca. Questa è pessimista, eh? Traccia dell'impegno, riconosciamo la mano. Poi manca una commissione sulla legalità. Manca una cultura della legalità e educazione civica, forse in senso generale. Mi metterai vicino a queste due. Manca la consapevolezza che non siamo una isola felice. Manca il controllo successivo e periodico sui fatturati di attività commerciali. Maggiori controlli su appalti e grandi opere contro il rischio di infiltrazioni mafiose. Quindi mettiamo qua. Manca controlli su sale giochi, dipendenza soprattutto tutela verso i minori e verso le slot machine. Che ne ho un altro qua che dice proprio uguale, sale giochi, tutela per i minori contro le slot machine. Manca dunque poco controllo nelle piccole realtà lavorative, agenzie di servizio, follistiche, pacchinaggio, eccetera. Allora, da parte di alcuni cittadini e pubbliche amministrazioni ancora poca sensibilità sul problema delle attività mafiose che si muovono nel nostro territorio e di conseguenza muoversi per cercare di annullarle. Quindi territorio, bisogna che andiamo proprio comune per comune. Manca chiarezza per me nella gente, a volte burocrazia e anche lotta alla criminalità non sono un freno all'economia. Cultura per la solidarietà contro egoismo mafioso. E manca informazione per i cittadini, molti dei quali non sanno o non immaginano che la mafia sia anche qui. Questo è sempre a metà. Queste più o meno sono le cose che abbiamo detto esserci o mancano. Se volete aggiungere qualcosa, già ci avete detto molto su quello che è la legge, magari anche altri esempi su azioni concrete che si sono fatte ad esempio nel nostro territorio. So che l'anno scorso appunto un comune con una scuola, un'associazione che faceva teatro, ma che poi era un progetto a livello distrettuale, ha portato avanti diciamo un progetto proprio di educazione sulla mafia. Ma appunto, se ci volete anche raccontare brevissimamente, perché poi dopo appunto ci dividiamo in gruppi, un quarto d'ora abbiamo nei gruppi per far emergere quelle che secondo voi sono le buone pratiche, così che gliele lasciamo diciamo sperando che possano ancora lavorare insieme e continuare questo studio sulle buone pratiche o le esperienze o le realtà che si possono eventualmente regionalizzare e fare nostre per proseguire questo cammino insieme. Chi vuole? Posso provare di dire così, ma proprio due, perché dopo ci hai detto che ci sono i tavoli di lavoro. Per completare un po' che cosa c'è, che cosa sì, manca. Su quello che c'è, intanto vi ringrazio molto, soprattutto per il bigliettino Antonio Mumolo, effettivamente sono presente. Quindi, no, davvero avete colto moltissimi degli aspetti positivi della legge e altri li abbiamo illustrati con Simonetta, per cui non ci torno lei adesso, magari ci torniamo nei gruppi di lavoro. Sulla questione che manca, sulla cultura della legalità, guardate che questa legge l'abbiamo scritta proprio sulla cultura della legalità, per diffondere cultura della legalità. In Emilia Romagna, come dire, non difetta la cultura della legalità, però bisogna coltivarla. E questo è quello che abbiamo pensato, lo scopo principale della legge è quello, è andare nelle scuole, è previsto nella legge, è addirittura la formazione degli insegnanti, dei docenti universitari, della polizia municipale, sono cose che noi abbiamo scritto nella legge, ma ci abbiamo pensato semplicemente per un motivo, è soltanto in quella maniera, perché ogni tanto qualcuno dice cosa si può fare, è soltanto in quella maniera che noi possiamo tenere la mafia fuori dai nostri territori. L'Emilia Romagna è una zona ricca, un territorio ricco, quindi è chiaro che qui si viene per investire, si viene per riciclare. È come se la nostra regione fosse un foglio di carta assorbente su cui cade una goccia di inchiostro. Se non c'è un argine, quell'inchiostro si allarga. Noi non volevamo fare solamente l'argine, noi volevamo rendere quella carta
assorbente la vorremmo rendere impermeabile, vorremmo fare in modo che quella goccia ci scivoli addosso. E tutto quello che abbiamo fatto è su questo, il nostro obiettivo era questo. Per farvi un esempio di cos'è cultura della legalità, voi sapete quando hanno preso quel gruppo di indranghetisti che, io faccio spesso questo esempio perché davvero è illuminante, che sono andati in Germania a fare una strage a Duisburg, non li conosceva nessuno sapeva che erano partiti dalla Calabria. Questi li hanno presi semplicemente perché la mattina dopo la strage, davanti agli uffici della polizia municipale, anzi della polizia di Duisburg, c'era la fila di persone che chiedevano di poter testimoniare. Ecco che cosa significa cultura della legalità. Significa quello, quando le persone non hanno paura e vogliono collaborare, vogliono contribuire a risolvere questo problema, a combattere la criminalità organizzata. E grazie a una di queste testimonianze che alla fine hanno fatto un'indagine, ha preso quel gruppo di indranghetisti. Questo è cultura della legalità. Poi c'è qualcuno ancora non consapevole? Sì, è vero, ma non solamente tra gli amministratori, anche tra gli uomini dello Stato. C'è stato un viceprefetto qualche tempo fa che ha detto che insomma questa cosa della mafia in una zona dell'Emilia Romagna non esisteva, poi invece si è visto che non è così. Ci sono tantissime indagini in corso, ci vuole una maggiore consapevolezza, sì è vero, ci vuole una maggiore consapevolezza di tutti quanti noi. Tra l'altro vi invito a leggere, sono usciti una serie di rapporti, ce n'è uno che adesso con i miei potenti mezzi vi farò vedere se ce la faccio, è questo, Emilia Romagna cose nostre. Cose nostre, e questo è organizzato anche per rispondere alla domanda di coloro che chiedevano ma ci sono associazioni che poi si occupano di andare nelle scuole, di parlare ai studenti, di certo ce ne sono, c'è Libera, ma ci sono anche Non Aim, c'è questo gruppo a destra, ci sono i ragazzi dello Zuccherificio, ci sono dei ragazzi di Rimini che hanno una bellissima associazione, ce ne sono tanti di gruppi e alcuni di questi gruppi hanno scritto Emilia Romagna cose nostre, lo trovate in internet gratuitamente, è uno spaccato delle inchieste negli ultimi 2 anni in Emilia Romagna, e ci trovate cose anche terribili a volte, che però si conoscono poco ed è bene invece far conoscere, è bene che questi lavori circolino. E basta, poi l'ultima cosa che volevo dirvi, ecco, sugli assessorati ad hoc, sulla commissione sulla legalità, io penso che noi siamo riusciti a fare un buon lavoro con Simonetta, proprio perché questo tema non è un tema separato dagli altri. Qualcuno ha scritto che la burocrazia in questi casi non è un contrasto all'economia, è vero. Noi dobbiamo renderci conto che il fenomeno delle mafie è un fenomeno anche economico, un fenomeno che distrugge l'economia del territorio, ed è bene che quella competenza, anzi una competenza, almeno questo è il mio punto di vista, a sé stante, c'è un ulteriore assessorato, tra l'altro ce ne sono solo 10 perché faremo un po' fatica anche, ma che non sia un assessorato a sé stante, ma che sia un tema di cui si occupi l'intera giunta e in particolare chi in giunta ha la responsabilità del bilancio. Io credo che sia opportuno che su questo tema se ne occupi chi ha una responsabilità enorme, come quella del bilancio, in questo caso la Simonetta Saliera, che era anche la vicepresidente, è tuttora la vicepresidente della regione. Non vedo una cosa da spacchettare, vedo piuttosto una cosa da unire, perché tra l'altro questo tema riguarda tantissimi settori, no? Riguarda il settore dei trasporti, riguarda il settore dell'agricoltura, riguarda il settore dell'edilizia, sono tutti settori che probabilmente devono essere guardati, devono essere visti insieme, devono essere considerati insieme, perché il tema è unico. Grazie. Velocissimamente, ci avete chiesto se ha la consapevolezza che la nostra regione, il nostro territorio, c'è infiltrazione mafiosa. Questa regione in questa legislatura non l'ha nascosto già nei primi giorni, perché se ha elaborato e approvato la legge voleva dire che abbiamo fatto emergere il fenomeno e abbiamo voluto che se ne parlasse e che non si nascondesse nulla. Noi siamo consapevoli, stiamo appunto ancora analizzando attraverso gli osservatori, cerchiamo di mantenere costante un rapporto di conoscenza per capire come si evolve l'infiltrazione mafiosa. Se ne parla a sufficienza? Ancora no. C'è ancora formazione a sufficienza? Ancora no. Si è fatto tanto,
ma bisogna insistere. E allora nelle scuole, guardate, ci sono una serie di progetti che si sono fatti, già fatti, cioè l'Unione Reno Galliera, la cultura della legalità in tutte le scuole, insieme anche una parte formativa per i vigili, l'Unione Montana Valli Savena Idici, promuovere la legalità e cittadinanza attraverso lo sviluppo di, sempre rivolto in particolare alle scuole. Pensiamo al torneo di Peppino Impastato a Bazzano, che però è un torneo di calcetto, mi sembra, ma contemporaneamente ci sono continue iniezioni di filmati, spettacoli, discussioni, tutto sul tema delle infiltrazioni. Pensiamo a Politicamente Scorretto a Casalecchio, che è una settimana intensa di formazioni. E poi in questi anni, sia Bologna, Gaggio, ma anche comuni come Gaggio Montano, per dire, che hanno fatto un progetto per l'infiltrazione, cioè per far conoscere e attorno a un bene confiscato, quindi una progettualità che coinvolge il paese. E via via ci sono ormai in tutte le unioni, qui in questa zona, Sala Bolognese, Calderara di Reno, non li ho tutti sotto mano, però voi li conoscete, no? Ecco, no, nel senso che ecco, ci sono era solo proposte, alcune idee che, su quali temi o su facendo la regione, immettendo come proposta che è possibile fare degli accordi su una progettualità, i territori si stanno muovendo tutti. E in particolare, invece che i singoli comuni, le realtà di unioni, che è ancora più bello, perché ciò che è l'esperienza di un comune viene anche trasferita agli altri. Ed è anche possibile dal punto di vista, a questo punto, anche economico, perché sono poi iniziative che hanno anche un loro costo. E quindi l'unione dei comuni insieme alla regione rende possibile una formazione vera, consistente, ed è su questo che dobbiamo proseguire. Grazie. Continuiamo a legarci. Allora, se siete d'accordo, è proprio un quarto d'ora, giusto per, così come hanno fatto loro degli esempi in maniera molto sommaria, riuscire, scrivendo quindi sui post-it come abbiamo fatto adesso, a scrivere delle idee. Adesso vediamo appunto i post-it, quelle che possono essere delle buone pratiche o delle soluzioni per risolvere, quindi proprio concentriamoci sul come, in maniera anche molto dettagliata e definita, di qualcosa che avete visto, conosciuto, eccetera. Facciamo la divisione in due gruppi, molto difficile, un gruppo è questo, un gruppo è questo, quindi direi che un gruppo sta con Antonio e un gruppo sta con Simonetta. Abbiamo un quarto d'ora proprio per raccogliere queste cose, così che dopo, come abbiamo fatto adesso, le mettiamo sui cartelloni e poi gli lasciamo appunto l'ultimo quarto d'ora, così alle 7:15 avevamo detto che finivamo, e l'ultimissimo quarto d'ora invece proviamo a capire cosa sono i prodotti di Libera, giusto? Se arrivano, ok. E quindi, se siete d'accordo, facciamo così. Beh. Facciamo due.